La stagione dedicata all'off-road, alle ruote tassellate, agli indisciplinati dell'acceleratore sempre a manico non poteva chiudere senza il festone atomico fregiato del marchio NSM, non solo moto. Quindi, detto fatto, anche il 2015 ha vantato una chiusura con il botto, ovviamente nella terra del buon bere, dove il sommelier, nonché art director, è stato ancora una volta il matto che a tutti piace, Mirko Miotto. Ma la passione è una vita ormai che la ho e devo portarla avanti, altrimenti personaggi di un certo tipo non ce ne sono tanti e quelli che ci sono bisogna che rimangano. La voce non ce l'ho perché ieri sera purtroppo abbiamo fatto un po' di festa e abbiamo cantato e così è. Zenzona di Piave è stata la location prediletta per una doppia giornata, 24 e 25 ottobre, per sigillare una stagione andata più che alla grande, sia per il Motoclub Razza Piave che per il team NSM. Sempre in prima fila nel campionato italiano Motorelli, durante il Triveneto Enduro e concedendosi qualche performance fuori porta, come con il Mondiale di Sardegna, il Sardegna Rally Race e in Turchia con il Transanatolia. Nomi come Maurizio Micheluz, classe 1983, già campione europeo enduro e una palmarès di tutto rilievo, sia a livello nazionale che internazionale, piuttosto che nome come Mirko Pavan, ossia Mirchetto, fiore all'occhiello del team NSM, con una stagione da gladiatore, sono solo alcuni degli oltre 200 piloti che hanno fatto assaggiare la propria abilità durante le prove libere hobby sport in un tracciato da paura e panico. Piacere di lavorare con Mirko Miotto, con NSM, con il Motoclub Razza Piave. Come si vivono queste giornate? Si vive, diciamo, per la passione che si ha. Abbiamo cominciato questa collaborazione con Mirko Miotto e tutto il suo team. Noi siamo una famiglia, tutti coinvolti nelle motociclette, anche i nostri figli. E allora abbiamo iniziato questa collaborazione che ci ha appassionato e continueremo sicuramente in futuro con questa cosa. Abbiamo a disposizione il nostro terreno, che una volta era a titolo, diciamo, di seminativo, e adesso gli diamo questo scopo per fare queste manifestazioni, per, diciamo, divertire tutti quanti, insomma, in questo mondo delle motociclette. Ecco, appunto, come dici tu, divertire tutti quanti. Ricordiamo che qui sono stati due giorni con una hobby sport, quindi niente competizione, ma la voglia di divertirsi in maniera sana. E poi abbiamo visto correre dei bambini, dei ragazzi molto giovani, aiutati da dei tutor che sono dei professionisti di settore. Esattamente, stiamo tutti insieme dando la possibilità anche a questi bambini di avere uno sport in più, un'alternativa ad altri sport, facendo scoprire questo mondo che in certi casi è ancora un po' nascosto. Lo staff era al completo, dalla presidente Gava alla Mauro Pacifici, le girls Valentina, Alessandra, Loredana ed ancora la potenza del sound di Elettro Studio con la simpatia di DJ Tip e una fidanzata da invidiarsi e il boss Luciano. E come non citare Luca, gran lavoratore e ottimo compagno di merende, purché siano a base di porchetta, e quindi il Billo e compagna, insomma, una squadra, una famiglia a cui tutto è permesso e concesso e alla quale tutto riesce sempre alla grande. Continuiamo, al tuo fianco c'è una colonna portante, insomma, il presidente Gava. Che cosa possiamo dire col presidente Gava? Presidente, a te la parola, puoi dire qualsiasi cosa. Ma niente, io volevo ringraziare comunque tutto lo staff del Motoclub Razza Piave, perché senza lo staff del Motoclub Razza Piave non si fa niente, perché per sistemare la pista, per aiutare Mirko con la festa, con i galletti, con il bifit, cioè, un ringraziamento speciale anche agli sponsor,
perché sono molto molto importanti per lo sostegno del nostro motoclub. Niente, volevo solo dire questo. Tanto divertimento, sana e buona birra, galletti a non finire, centauri doc e quindi tanta, tanta musica di livello con la band e il volto. Sono stati gli ingredienti che hanno accompagnato il popolo dei Riders a notte fonda. Notte, dicevamo, lunga e difficile per i nostri eroi off-road che alla mattina apparivano un po' sciupati ma ancora con la voglia di salire in sella e spalancare il gas. Nella metà mattinata altri nomi di tutto rispetto si sono visti girare per il paddock da Zama a Zago. Solo molto più tardi è invece arrivato il Grigione, o come vuole la carta d'identità, Fiorenzo Lo Giusto. Una nota di riguardo all'occhio elettronico della telecamera l'ha dedicato alle moto di un tempo e a chi con passione ancora le adora. È un Ancillotti 125 da competizione Rebuschi del 1978, poi c'è un Ancillotti 50 sempre da competizione del 1980, di fianco un Ancillotti 50 da regolarità competizione sempre 1980 e l'ultima moto che vedete è un Fantic Enduro Replica del 1984, se non vado errando, benissimo, dell'84. Ma quanta passione c'è dietro a tutto questo? Ancora di più. La passione è più prestigiosa, è più importante, è più grande delle moto che voi vedete. Sì, un piacere vedere questi ragazzi che si danno da fare perché insegno proprio i sani principi ai ragazzi. Questa volta a Zenson di Piave, beh, tra le nostre due amministrazioni, Ponte e Zenson, c'è sempre collaborazione, quindi ancora di più. Abbiamo iniziato dalla protezione civile e continuiamo nello sport. In un periodo in cui tagliano i fondi dappertutto, questi sono i veri valori da mandare ai ragazzi, quindi grazie per quello che fate. Possiamo dire che l'anno prossimo ci rivedremo un'altra volta, perché sai, il detto è non c'è due senza tre. Sicuramente, Ponte di Piave c'è, ci sarà sempre quando c'è lo sport di mezzo, soprattutto perché tra comuni collaboriamo e collaboriamo bene. Io sono contentissimo, per Zenson è una bella esperienza e come ho detto prima speriamo che si ripeta ancora, perché porta a Zenson vita. Lo sport è sempre una gran bella cosa e tenere i ragazzi attivi e al di fuori di certe vizi è sempre un'ottima cosa. Alle 14.30 in appunto è stato il momento più intenso della giornata, con un minuto di silenzio dedicato a Davide Zanuto, dove il capitano Mirko Miotto ha fatto un salto indietro nel tempo.
vista l'amicizia che mi lega anche il padre, che ieri è venuto a trovarci con la moglie, e sono rimasto veramente contento. Io correvo con lui in Piave ancora 30 anni fa. Davide è sempre venuto alle mie feste, si è sempre divertito e diceva sempre al padre che si divertiva più che andare in gara, perché era un momento anche per lui. Mi ricordo due anni fa a Sagreda, che correvo con l'85, abbiamo rientrato a fare la finale con i grandi, perché con i piccoli, con gli 85, era superiore, e l'abbiamo tirato dentro a fare la finale, l'abbiamo ripescato e abbiamo fatto fare la finale. Tra l'altro non è neanche arrivato con i vari Micheluz, Cuminotto e Muratori, con i piloti che avevamo, si è difeso alla grande fino all'ultima curva, per cui mi sembrava doveroso farlo. Grazie, grazie a tutti. Sarebbe rientrato in pista anche lui adesso. Ok, ciao Davide, ci manchi. Ciao. Il mondo dei motori, si sa, è fatto di storie belle, romanzate, di vicende incredibili e a volte di trame difficili. Ma dietro a tutto questo rimane sempre la passione, e così è stato anche per il 2015. Dal prossimo anno saremo impegnati su più fronti, sempre sui campionati italiani enduro, su Triveneto enduro, sull'italiano Motorelli, su qualche gara del mondiale, speriamo poi di far fare a Mirchetto Pavan la Dakar che merita. 2017, quindi. 2017, perché 16 ormai è. Magari in coppia con me, che farò l'ultima. Sono anche i ragazzi del Motoclub Il Monte, numero uno, venuti e non hanno bevuto niente, mi raccomando. Giriamo la telecamera, andiamo al Motoclub Il Monte, eccoli qua, venite qua. Lele, eccoli qua. Qui abbiamo il Lele, innanzitutto. Che cosa dire di questo festone atomico? Fantastico, fantastica questa festa, fantastica. I due personaggi del Motoclub Il Monte che sono venuti qui, hanno sfidato strada, ieri sera un disastro atomico, però presenti, perché ci avevano promesso che venivano e sono venuti, non come i qua che dicono sì sì e dopo no, loro sono qua presenti. E ci sono anche dei motociclisti. Uno. Qualcuno che sfida ancora, altri un po' meno perché ieri hanno esagerato. Comunque grazie, volevo ringraziarli ancora una volta. Grazie. Che poi tra l'altro sono del motoclub di Ceci, che ufficiale HRC, per cui un augurio per la prossima Dakar, dobbiamo farglielo, che lo merita. Grazie. Grazie Mirko, grazie a te. In bocca al lupo a Ceci. Paolo, dai. Dai, gas. Full gas!
Noi ovviamente ci rivedremo presto, sempre con la solita voglia di far festa e con nuovi ed importanti titoli alla mano.